Richard, non è che sei per caso passato di qua? It's working. So, hello there, welcome to another video of no. No, wait a minute. My mistake. I put it in the wrong frequency and now potreste sentirmi adesso bene. Ora mi sentite, giusto? Portate pazienza, ma è la matrice di traduzione del TARDIS che fa i capricci, è sempre così. Benvenuti in questo nuovo video. Video alquanto speciale quello di oggi, perché parleremo di Doctor Who. Fantastica serie TV che ebbe inizio il 23 novembre del 1963, esattamente 50 anni fa. E non per niente oggi carico questo video perché è il suo 50° anniversario. Niente, tutto sommato faccio questo video per acculturarvi di più nella cultura nerd e sapere chi è Doctor Who, perciò mi sono deciso e ho fatto questo video per acculturare voi che seguite il Decumano o che mi seguiranno. Proprio oggi vi dirò il fantastico mondo del Dottore. Via! Sì, sono normale. Ho abbandonato il TARDIS perché avete visto cosa è successo, purtroppo capita a volte, ma adesso l'ho parcheggiata a qualche parte che si sta riaggiornando e ho dovuto ritornare in questa base segreta per continuare questo cazzo di video. Allora sottolineo ancora una cosa di questo video. Tutto sommato adesso presento a voi, o almeno per chi non sa chi è Doctor Who, cosa parla questa serie TV? Ma più che altro sarà un video review su due acquisti che ho fatto riguardo a questo fantastico mondo fantascientifico. Chi è il dottore? Il dottore, chi è il dottore? Il dottore è un signore del tempo proveniente dal pianeta Gallifrey, pianeta dei signori del tempo, che viaggia attraverso il tempo e lo spazio con una cabina blu della polizia. Se uno che non ha mai visto Doctor Who e vede la cabina dice: cosa vuoi che sia? È semplicemente una cabina blu. Mi dispiace veramente informarlo che quella è la nave più potente dell'intero universo. Ed è molto, molto più grande all'interno. Perciò mandiamo a quel paese l'Enterprise, mandiamo a paese il Millennium Falcon e prendiamo in considerazione in piena lode il TARDIS. Time and Relative Dimension in Space. Tempo e dimensione relativa nello spazio, vorrebbe dire in italiano. Si intuiva. Possiamo inoltre dire che il dottore è un essere immortale, perché di morte naturale non muore, a meno che non venga avvelenato o insomma ucciso, che in quel caso ha la possibilità di rigenerarsi completamente cambiando ogni singola cellula del suo corpo, diventando un'altra persona, cambiando completamente aspetto, avendo a disposizione un'altra vita. Per ogni signore del tempo le rigenerazioni disponibili sono 13. Adesso siamo arrivati alla undicesima, la presunta undicesima, e a Natale arriveremo alla dodicesima, o la presunta tredicesima, non si sa ne ancora, perché ho i miei dubbi, ma questi dubbi spero che vengano rimossi stasera, guardando la puntata speciale. Nonostante tutte queste belle cose, belle, insomma, ti uccidono e rinasci, insomma, fai una specie di rituale lucido per tutto e ti trovi in un altro corpo, non è il massimo, il dottore in tutti i suoi 900 e forse, non lo so, ma credo di sì, 1000 passa anni di età, viaggiando a lungo nel tempo e nello spazio, ha sempre avuto con sé una compagna terrestre. Pensateci un attimo, poveraccio, perché uno solo, a 1000 anni, viaggia da solo. Che palle ti vengono?
Ti vengono due palle che ti cascano i pantaloni. E in ogni sua avventura, in ogni sua, mettiamo, stagione, per varie stagioni, il dottore ha sempre avuto una compagna diversa, ma sempre una compagna femmina e terrestre. La compagna classica è Sarah Jane, la compagna del dottore della serie classica è Sarah Jane, che è presente anche nelle nuove puntate della nuova serie, però come personaggio indipendente che fa di tutto pur di aiutare il dottore in situazioni di pericolo o robe così. Poi altri compagni troviamo Rose Tyler, la bella bionda interpretata da Billie Piper. In seguito Martha Jones, molto carina anche lei e molto sveglia, la compagna perfetta per il dottore, mentre quella prima era l'amante perfetta del dottore, secondo alcuni. In seguito abbiamo Donna Noble, una delle donne più simpatiche che il dottore abbia mai incontrato. Dopo queste tre donne e dopo essersi trasformato nell'undicesimo dottore interpretato da Matt Smith, perché prima sottolineiamo che era il mio preferito, era David Tennant, ci troviamo come compagna la bella rossa scozzese Amy Pond, Amelia Jessica Pond. E dopo la settima stagione Amy Pond non c'è più. Non vi dico cosa succede e ci troviamo Clara Oswald, la ragazza impossibile. Finora siamo arrivati qua e chissà in futuro quante campagne si cambierà. Boh, staremo proprio a vedere. Parlando di altro, voi credete che il dottore vada in giro nel tempo e nello spazio senza mai incontrare problemi? No, come già detto, il dottore cosa fa? Viaggia nel tempo e nello spazio, visita altri pianeti, varie culture, varie civiltà e le aiuta nei loro problemi e aiutando le persone buone ovviamente va contro le persone cattive. Discorso ultra mega filosofico. Premetto, il dottore ha incontrato tantissimi nemici proprio di ogni razza, di ogni tipo, di ogni statura, di ogni peso, tutto ha incontrato. Però ci tengo a sottolineare i principali nemici che ha incontrato il dottore. E questo, e con questo intendo più di una volta. First of all, prima di tutto, i Dalek. I Dalek, cosa sono i Dalek? Sono creature infide, schifose, proprio non meritevoli di esistere, come pensa il dottore. Adesso per la loro descrizione potete sfogarvi nel modo che più vi garba. Come li descrivo io? Molluschi schifosi con tentacoli qua e là dentro una scatola di metallo. Con qualche fuciletto, con una voce robotica, ovviamente. Exterminate! Insomma, sembrano delle merdine come cattivi, ma vi giuro che sono veramente letali. Sono molto, molto pericolosi. Hanno quasi rischiato di ammazzare il dottore una volta. Sì, me la ricordo bene quella volta. Era una delle ultime puntate della quarta stagione. Poi altri tipi di cattivoni, troviamo i Cybermen, i Cyberuomini. E praticamente loro sono dei cyborg, soltanto privi di sesso, privi di animo, privi di sentimenti, proprio vuoti. Soltanto dei cattivoni con un cervello umano. Infatti per trasformare una persona in Cyberman cosa fanno? Gli estrapolano il cervello dal corpo e lo mettono in questa armatura. Non è una bella cosa. Bye 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 bye. Troviamo gli angeli piangenti. E qui, miei signori, dovete veramente baciarvi le mani se riuscite a scappare da loro, perché sono veramente letali. Sono delle statue. Sì, sono delle statue. E allora un cazzo. Perché se perdete il contatto visivo con loro, loro si muovono e tendono ad avvicinarti verso di te per ammazzarti. Punto, mi avete capito? Sì, infatti, non sto scherzando. Ad ogni contatto visivo, cioè, batti occhio e te lo trovi qua. Batti un'altra volta l'occhio e te lo trovi qua. Attenzione, attenzione, attenzione. Amy Pond sa bene i poteri degli angeli piangenti. Sì. D'altronde torniamo al vero succo del video, il vero messaggio del video, il vero scopo del video. Beh, vero scopo no, scopo secondario, che è ovvero fare il review dei due acquisti che ho fatto riguardo al Dottor Who. La rima è baciata, adesso sono un poeta. Evviva! Perciò iniziamo! Ci troviamo innanzitutto il cacciavite sonico dell'undicesimo dottore, quello interpretato da Matt Smith. Ecco, così, bene, col fiocchetto, col farfallino, ok?
E chi va bene col farfallino? Il secondo acquisto è quello che avete visto durante tutto il video con Cingi Schiavo. È ovviamente il cacciavite sonico di River Song, ovvero il cacciavite sonico del futuro. E con lei River Song? Sì, è una persona, un personaggio piuttosto importante nella saga di Doctor Who. Vabbè, diamone un'occhiata da vicino. Facciamo sto un unboxing, che si scrive unboxing. Visto, senti che forma ovale. Che onore prendere in mano un cacciavite sonico. Ecco, adesso un altro inceppo che ho è che ho paura di rompere o far danni tirandolo fuori dalla plastica, perché non si sa mai se salta una molla o se salta qualcosa. Perciò cerchiamo di fare cose fatte per bene, mamma mia. Cogli, buttei. Allora, apri. Turnica in basso. E tira. Dovrebbe. Ecco qua, si apre e ovviamente per aprire il cacciavite sonico ci vuole un cacciavite normale. Allora facciamolo bello, facciamolo bene sto review, perché insomma visto da là non era molto bello. Light and sound effect. Effetti luce e suono. Spring loaded extending action. Vuol dire che l'ha chiuso, può aprirsi. Può estendersi grazie a un sistema di molla. Allora, il cacciavite si presenta così. Io sinceramente me l'aspettavo un po' più grande e per molta gente è già grande così. Dunque, con questo il dottore lo usa per aprire le porte, azionare meccanismi, eccetera. Sub degli bottoni. Allora, quello in alto serve per estenderlo. Vedete? Quello sotto ovviamente per azionarlo. Dunque questo cacciavite ha quattro suoni differenti che stranamente nelle istruzioni non vengono specificate. Dunque, primo suono schiacci una volta. Secondo suono schiacci due volte, la seconda lo tieni premuto. Terzo suono fai la stessa cosa, soltanto premendo tre volte e al terzo premimento, chiamiamolo così, lo tieni premuto. E stessa cosa per 4 volte. 3, 4. No, 1, 2, 3, 4. Cioè, quando lo apriamo è impossibile schiacciare il tasto qua sotto per attivarlo, perché il tasto si sposta fin qua su. Vedete? Perciò hanno fatto una cosa che a me sta veramente su quella roba lì. Hanno fatto sto bottoncino del cavolo e lo premi e devi impugnarlo così. Che se lo premi, ecco qua. Non mi piace molto come situazione, come sistemazione, però meglio di niente. Mi piace tantissimo la plastica che hanno utilizzato, questo bianco molto liscio, molto luccicante, molto luccicoso. E questa plastica nera che dovrebbe essere, cioè sarebbe dovrebbe essere gomma, invece è sempre plastica, mi piace lo stesso. E qua ovviamente nulla da dire, tutto perfetto. Dunque adesso ci siamo puppati il cacciavite dell'undicesimo e via, ci puppiamo quello del futuro, quello di River Song, sì, eccolo qua. Beh, insomma, l'avete visto per tutto il video, insomma, è molto più piccolo rispetto a quello di prima ed è anche comodo, cioè questo anellino è molto molto comodo. Sarebbe comodo al 100% se il tasto accensione fosse qua e non fosse qua davanti, ma d'altronde non c'è molto da lamentarsi, è molto bello, molto carino ed è molto comodo. Per cambiare la batteria semplicemente da qua in fondo si svita in senso antiorario, si tira e qua troviamo la slot delle batterie. Dunque, come ho detto, qua c'è il tasto d'accensione, vedete luce blu, però se guardiamo qua c'è un pannello alquanto curioso. Se tiriamo, apriamo piuttosto,
troviamo questo tipo, queste barre di energia e un tastino. Se schiacciamo una volta il tastino, vedo, tic, ecco, e rischiacciamo il tasto d'accensione, la luce diventa rossa. Se lo schiacciamo un'altra volta, ritorna blu. Se lo teniamo premuto, invece, si accendono le lucette di energia. E non possiamo accendere il cacciavite finché non si spengono. Ecco, molto carino anche questo. Ah, perfetto, allora il video finisce qui. Spero almeno di avervi buttato una pulce nell'orecchio nell'andare a vedervi Dottor Who, perché veramente merita, merita. Perché ogni singola puntata, signori, già in ogni singola puntata contiene un'emozione incredibile. Storie che stanno sia in cielo che in terra, che hanno un'armonia tra di loro che è una roba incredibile. Intrecci di storie che non finiscono mai, ma che alla fine vengono correlate al passato, al presente e anche al futuro. Insomma, un casino della Madonna, ma un casino che arrapa la gente. Dovete vederlo, assolutamente. Appena vedete, stasera su Rai 4 andate a vedervi la puntata speciale. Iniziate da lì, va benissimo, guardatevela. Grazie per la vostra attenzione comunque. E basta, allora adesso io do... Olè! Si è riparato. Ora che il TARDIS si è aggiustato, posso anche andarmene felicemente sulla luna boscosa di Endor. Endor, vabbè, me ne andrò da qualche parte. Comunque, ciao a tutti e al prossimo video.